E siamo arrivati al quinto capitolo. Il quinto capitolo inizia così. Ogni giorno che passa, un giorno in meno di vita, ma un giorno in più per poter cambiare qualcosa in positivo. Potrebbe sembrare strano, ma questa citazione è proprio mia. È qualcosa che è emerso da quando ho compiuto 40 anni. Quindi ormai qualche anno fa. È come se all'arrivo dei 40 io abbia realizzato il fatto che non sono più così giovane, che la vita va avanti, che il tempo è una variabile fondamentale su cui lavorare. Che bisogna capire bene cosa vogliamo dalla nostra vita, perché nel bene o nel male siamo tra la metà o poco sotto la metà. E quindi ci rendiamo conto che il tempo è poco. Quindi cosa dobbiamo fare per sfruttarlo al massimo? Quali sono i passaggi? Dobbiamo e vogliamo fare per poter avere una vita che ci realizzi, che ci renda felici. Arrivare a un'età avanzata non avendo rimpianti. Non è così facile. Però, se ripensiamo che ogni giorno è un giorno in cui possiamo fare qualcosa di più, questo può essere un forte messaggio per noi, può essere un forte stimolo, può portarci a ragionare su che cavolo sto facendo oggi e che cavolo devo fare domani per essere più felice. Che non vuol dire più ricco, non vuol dire avere possesso di più cose materiali, potrebbe anche volerlo dire per qualcuno, perché no? Ognuno di noi ha un metro di misura del proprio successo totalmente diverso. È più facile ricondurlo al denaro, ovviamente, non vogliamo, non siamo ipocriti in questo, ma dobbiamo capire come vogliamo vivere adesso. Positivamente, mettendo da parte tutte le negatività, mettendo da parte tutti quegli aspetti o tutte quelle frasi che ci mettono in difficoltà e che non ci permettono di avanzare ogni giorno. La parola problema, io, è un elemento, una parola che dico sempre. La parola problema è anche brutta, io adesso appositamente la sto pronunciando male, ma problema. Pff, che stufata, annoia. Basta parlare di problemi, parliamo di soluzioni, parliamo di cose che funzionano. Pensiamo positivo, non abbiamo tempo per pensare alle cose negative, non perdiamo tempo a pensare alle cose negative. Non fermiamoci a pensare alle cose negative, nel 91 mi è andata male quella cosa, vabbè, è successo. Quindi adesso cosa facciamo per far sì che questa cosa diventi positiva? Pensiamo a oggi in maniera intensa e viviamolo, ragioniamo sul domani per capire cosa possiamo fare meglio, ma ragioniamo anche su cosa possiamo fare per lasciare un messaggio su questo pianeta, per lasciare qualcosa di importante che qualcuno tra 100 anni dica: guarda quello cosa ha fatto, quella roba là era una cosa fatta bene, quel motto era un motto scritto bene, quell'azione è stata fatta e è stata fatta talmente bene che ancora oggi se ne prendono i frutti. Viviamo ogni giorno al 100%, pensando che prima o poi ci sarà una fine. Ma prima di arrivarci avremo fatto dei grandi passi in avanti e avremo creato del gran valore per noi stessi e per le persone a cui vogliamo bene, che ci circondano.